abbiamo sentito la necessità di convocare questa conferenza stampa, quindi convocare stampa il gruppo Mannino in provincia di Ragusa. A dire la verità, il gruppo Mannino già esisteva, hanno portato avanti questa idea del gruppo rinnovamento di Calogero Mannino. Dell'onorevole Raffaele Lombardo, per quanto riguarda la regione siciliana, perché abbiamo ritenuto che in provincia di Ragusa fosse necessario, ma in un rapporto continuo con tutte le classi sociali presenti nel territorio, noi vogliamo avere un ruolo preminente in questa società e anche nella classe dirigente, diciamo, un contatto con tutte le forze sociali. Occasione il partito intende presentare alla nostra provincia l'onorevole Natalino Amodeo, del conoscente, il compagno onorevole Salvatore Stornello, non è presente per un improvviso impegno. Adesso io lascio la parola ai compagni che sono candidati, poi... Avvenendo solo la maniera anomala di comporre le liste. Il primo scontro, non so quanto siano le mie possibilità di riuscita di quella quarta legislatura. Parliamo di cioccolate pure, sì. Di conseguenza c'è solo il cioccolato fondente, sì. E basta. Poi queste qua sono delle cioccolate pure colorate, uh-huh. In sapore, al latte in pratica. Okay. Diciamo che non si inventa nulla, di conseguenza andiamo ad aggiornarci o a fare delle istruzioni, magari non qua ma fuori. E ci troviamo a questi livelli come lavorazione. Visto altro lavoro che abbiamo in laboratorio, di conseguenza, iniziamo un mesetto e più prima per arrivare a questo punto qua, ma ancora siamo a metà strada. Presentarla perché lei è l'artefice di tutto, ecco, ve la presento così magari si rende conto se vuole dire qualcosa. Sì. Ecco, la vediamo tra le uova. Cioè, se non c'è passione oppure fantasia non si può realizzare un uovo, non so, qualsiasi cosa che sia un regalo molto, per noi donne, sì. Penso che sia cosa sì. Il massimo. Adesso sta prendendo un fiore veramente molto bello, guardate come viene confezionato, magari così quando, prima di buttarlo la prossima volta ci pensiamo che lavoro c'è dietro. Le spunte si prendono, cioè, da giornali oppure dalle riviste oppure in fiera, sì, esatto. Si fanno dei corsi di aggiornamento per fare queste cose, non è che si inventano, perché ci vuole molta esperienza per fare queste cose, certo. Non è che oggi mi alzo e faccio un uovo così. Indubbiamente. Un uovo di 300 grammi che viene a costare sulle 21.000 lire. È tano grasso questa sera a Ragusa. L'estorsione è una malattia curabile e come tutte le malattie si presenta in vari stadi, c'è lo stadio del raffreddore, della bronchite e della polmonite. È chiaro che un raffreddore si cura con un'aspirina e io credo che qui a Ragusa ancora siamo a livello del raffreddore. Allora bisogna capire che la condizione temporale su questo problema è la condizione decisiva. Agire subito, agli inizi, per tempo, rende più facile il compito degli operatori economici che poi devono denunziare. Gianni Brink, il dottor Brink. Intanto oggi è il giorno 21 marzo, il giorno dell'equinozio di primavera. Oggi praticamente il sole è perpendicolare all'asse terrestre, quindi oggi il giorno dura quanto la notte. Cioè abbiamo 12 ore di giorno e 12 ore di notte. Perché siamo qua a San Giovanni oggi? Perché praticamente noi abbiamo a Ragusa la fortuna di avere due orologi solari che pochi sanno e che praticamente sono, come ben vedete, trattati male, specialmente quello di sinistra, che è un orologio che indica delle ore, si chiamano ad ore italiche, ore che venivano utilizzate nel 1700 fino al 1800
praticamente specialmente dagli italiani, per questo chiamate ore italiche. Sono indicate chiaramente quella a sinistra con i numeri arabi, e a me proprio questo interesse per le meridiane è proprio nato dallo studio di Ragusa, di sapere qualcosa in più su Ragusa, e andando a studiare qualcosa proprio sulla chiesa di San Giovanni ho visto queste due, ora dico stupende, meridiane, che tutti ci invidiano, che è riportata in quasi tutti i libri di Gnomonica, si chiama così, e che praticamente noi invece trattiamo in questo modo, quando moltissime città, Asti, Chiavari, Torino, praticamente tutti gli orologi solari sono stati tutti restaurati. Gisella Tirella, che li dirige così mentre cantano, e Luciana Rosso che suona il piano. E vogliamo già da piccoli dare questa una certa educazione, perché in genere nelle scuole non è che si può curare bene tutto questo, e quindi è bene già da piccolini iniziare a far capire tante cose. Degli studi recenti hanno accertato proprio che molte volte si sottovalutano i bambini, perché si è convinti che riescano a cantare o a capire qualcosa di musica solo quando in prima elementare impareranno a leggere e a scrivere. Invece si è resi conto che bambini anche in età prescolare, quindi 3-4 anni, hanno già un orecchio musicale molto sviluppato, il che li favorisce ad imparare canzoncine a memoria molto più facilmente degli adulti, che sanno leggere le parole. Loro le hanno imparate prima, pur non leggendo le parole, affidandosi soltanto... E anche le melodie, nessun problema per intonare, per... Nessuna difficoltà di ritmo, di tutto. Allora, a voi vi piace cantare? Sì. Divertente? Sì. Ti piace stare con i tuoi amici qui a cantare? Sì. Ma cosa vorresti fare da grande? La parrucchiera. Ah, quindi non c'entra proprio. Marvine, ciao amore, ti piace cantare? Sì. Ma dimmelo, sì. Sì. Oh, benissimo. Sì. Come sono le tue maestre? Brave. Insomma, sono qui davanti, quindi non potevamo dire diversamente. Sì, mi piace, però non lo so. Ho capito, non ipotechiamo il futuro. Va bene, bambini, grazie di aver parlato con me. Arredamenti del grande architetto Frank Lloyd Wright. Signor Buffardeci, una mostra che va al di là del fatto commerciale. È stato uno dei pionieri per quanto riguarda anche l'architettura degli esterni usando il cemento armato. È stato uno dei pionieri per quanto riguarda l'arredamento e l'architettura degli interni, fatto in un certo modo, non so, vedendo un po' gli arredi che ha fatto, abbiamo progetti per i tessuti, per i servizi da tavola, per tappeti. Il signor Salvo Maggiore. Bisognava pensare prima ad un programma di governo attraverso il quale poi bisognava votare, esprimere un giudizio ed esprimere la validità su quel programma che veniva suggerito dai partiti che dovevano presentarsi al popolo italiano. Comunque Ragusa ha risposto molto bene, sono moralmente soddisfatto, particolarmente a Marina e San Giacomo Ibra, addirittura superato c'è avversario di Grossissimo Gardo, ma per cantare vittoria nel senso che io volevo avere il Senato della Ragusa ancora non sono certo. È stata la battaglia elettorale più difficile della mia storia politica, anche la più saltante, la più bella, perché ovunque andavo trovavo affetto, soltanto mi mancavano i soldi di cui disponevano abbondantemente gli altri.